Marzo 2024, tantissime nuove date di pagamento, molte con calendario ufficiale INPS. E ci sono anche 3 nuovi bonus che si possono richiedere. Ma andiamo con ordine. Assegno di inclusione. Prima ricarica del mese dell'assegno di inclusione fissata da INPS al 15 marzo. Interessa le nuove domande con il PAD presentate entro febbraio e in teoria anche i pagamenti di arretrati per chi ha saltato una delle mensilità passate. E si spera anche per lo sblocco di quelle sospese. Ecco il calendario INPS al riguardo. Seconda ricarica, prevista sempre da calendario INPS per il 27 marzo per le domande già in corso. Inoltre, dal sito INPS è anche possibile controllare tutti i dettagli della nostra domanda, il reddito familiare, la scala di equivalenza cliccando sull'icona a forma d'occhio, ma anche come è stata calcolata la ricarica. Basta cliccare sull'importo proprio come funzionava per il reddito di cittadinanza. Stesse date per il supporto formazione e lavoro. Il 15 marzo è previsto il recupero della rata di febbraio per quelle persone che, sempre entro febbraio, rispettano tutte le condizioni, e cioè domanda accolta, PAD sottoscritto e attività in corso. Per la ricarica ordinaria di marzo, invece, bisognerà attendere la fine del mese, anche se gli accrediti effettivi non seguono sempre le date INPS. Passiamo adesso all'assegno unico e universale per i figli a carico, rata ordinaria di marzo. Secondo il calendario pubblicato da INPS, le disposizioni di pagamento dovrebbero partire il 18, il 19, il 20 marzo. E man mano a seguire, soprattutto per le nuove domande o quelle con ricalcoli. Carta acquisti ordinaria. Entro le prime settimane di marzo è prevista anche la ricarica della carta acquisti ordinaria, le 80 euro del bimestre marzo-aprile 2024. Oltre agli arretrati della ricarica gennaio-febbraio che sappiamo, tardano sempre per via dell'aggiornamento dell'ISEE. Restiamo invece in attesa del decreto attuativo per l'altra carta spesa, quella dedicata a te, che la legge di bilancio ha prorogato per il 2024. E proprio perché manca il decreto, non sappiamo ancora se sarà una ricarica diretta delle carte già assegnate l'anno scorso o se ci sarà una nuova assegnazione da zero. E adesso vediamo i nuovi bonus di marzo 2024. Dal 4 marzo si aprono le domande per il bonus patente, un'agevolazione fino a massimo 2.500 euro per giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono prendersi una patente professionale con l'abilitazione per i mezzi di trasporto professionali di persone o merci. Bonus psicologo 2023. Anche se siamo nel 2024, le domande per il contributo si apriranno dal 18 marzo fino al 31 maggio 2024. Come l'altro anno, non si tratta di soldi, ma di sconti rispetto alle sedute di psicoterapia. Bonus genitori separati. Il 31 marzo è la scadenza per le domande di questo aiuto, che spetta ai genitori separati che non hanno ricevuto il mantenimento per i figli dall'altro genitore per la pandemia. Importo massimo 800 euro al mese per 12 mesi, pagati in un'unica soluzione. E per ora è tutto, io ti ringrazio per aver guardato fin qui, sono Giulia di Radio UCI e al prossimo aggiornamento. Ciao!